Per una gioia più grande, sono qui, come chi non si arrende, sono qui. Per una gioia più grande, sono qui, come chi non si arrende, sono qui. Per una gioia più grande, alla ricerca del bello che non passa mai più, più, più. Qui con voi Gipo Montesanto. Oggi con noi Fra Matteo Della Torre dei Tu Sei Bellezza. Jesus is one plus two. Per una gioia più grande, sono qui, come chi non si arrende, sono qui. Per una gioia più grande, sono qui, come chi non si arrende, sono qui. Ciao a tutti amici e bentornati a Per una gioia più grande. Oggi con noi un ospite speciale, abbiamo Fra Matteo Della Torre del gruppo Tu Sei Bellezza. Ciao Fra Matteo, come stai? Ciao, buongiorno a tutti. Ma oggi sto proprio bene, anche perché è una giornata di sole pazzesca, quindi quando c'è il sole anche il cuore si rasserena. Per chi non conoscesse Fra Matteo, lui è un musicista, un cantante, un produttore di musica nel gruppo Tu Sei Bellezza. Ma Fra Matteo, ci racconti chi è questo gruppo, cosa fa? Che sappiamo che fate Christian Music, ma dici un po' di più. Allora, partiamo da questa cosa molto, molto bella, credo. Nel tempo, io sono un frate francescano minore, originario della provincia di Milano, adesso da qualche anno vivo qui sulla Bresciana. Infatti magari si sente un po' l'inflessione, ma fa niente. Nel tempo mi è venuta questa intuizione, nel senso che ho provato a coniugare due aspetti che fanno proprio parte della mia vita, cioè la vocazione e quindi l'essere frate francescano, è una passione che da sempre, sì, da bimbo avevo, che è proprio quella della musica. E allora, in una giornata, credo speciale, quelle dove appunto senti il cuore leggero, comunque vivo, ecco, ho percepito che queste due cose potevano andare un po' a braccetto. Allora, sentendo due miei amici di sempre, che poi sono stati anche gli amici di studio a livello di musica, ho fatto questa proposta, perché noi nel tempo avevamo scritto nel 2012 proprio l'inno della marcia francescana Tu Sei Bellezza, poi ogni anno abbiamo sempre cercato di produrre qualcosa. Ecco, e dicevo, ma ragazzi, ma scusate, noi stiamo scrivendo, stiamo componendo, ma perché poi lasciare nel cassetto queste cose che sono molto belle, secondo me, ma secondo anche loro? Allora ho detto, c'è una cosa fondamentale, perché mi sono messo in ascolto un po' di alcune persone, ma nel tempo ho capito questo. L'uomo di per sé è cercatore. Il cuore dell'uomo cerca il bello, la bellezza. Allora, da lì è partito un po' tutta l'idea di dire, va bene, il gruppo chiamiamolo proprio così. Tu sei bellezza ed è per questo che sei al mondo. Cioè, le persone che noi incontriamo, a volte un po' carichi delle proprie fatiche, dei propri pesi, no? Ma anche di tanta gioia, esprimono e ci fanno vedere una bellezza altra. Allora abbiamo detto, coniughiamo questa cosa usando due discipline, molto forti credo come linguaggio, che sono appunto la musica e poi la danza. Perché è vero che cerchiamo la bellezza, ma la musica e la danza credo che, oltre a farci muovere le grandi emozioni, a battere il cuore, ci elevano un po' più in alto per ringraziare colui che tutto in fondo ci ha regalato. Se vuoi uno sguardo aperto sul creato, meraviglioso, ma se vuoi anche uno sguardo più personale, più dentro di te, e quindi scopri la capacità di quell'amore, di quel bello a cui siamo chiamati. Sì, assolutamente. Allora da lì ci siamo messi a tavolino, abbiamo un po' studiato e strutturato un concerto rock, perché poi dopo la formazione nostra, seppur era nata classica, nel tempo si è trasformata con la musica moderna e rock. Ecco, non avete resistito, diciamo. Non avete resistito al richiamo del rock. No, assolutamente, anche perché credo che un po' il Vangelo sia rock. Sì. Va bene. E quindi abbiamo studiato proprio uno spettacolo dove in fondo chi viene ad ascoltare
non rimane il semplice interlocutore o l'ascoltatore, sì. ma dentro lo spettacolo abbiamo creato dei momenti più di coinvolgimento, quindi diventi parte attiva di quello che anche noi stiamo facendo. Ecco che allora la musica e la danza e alcuni passaggi in cui io lancio qualche domanda, qualche provocazione, diventano una serata che dovrebbe, se ti metti in gioco questo, ma penso in tante cose della vita, ecco, dovrebbe riportarti a vivere una dimensione grande e ritrovare una gioia che proprio ci appartiene, che è quella di essere figli di Dio. Guarda, mi stai dicendo tutte cose proprio in tema con la nostra trasmissione che si intitola Per una gioia più grande, quindi ti ringrazio per questa testimonianza. E poi mi piace parecchio questa svolta rock, è proprio alla grande, è pazzesco. Senti, Fra Matteo, noi chiaramente ti seguiamo sui social, quindi siamo, come dire, i tuoi follower più accaniti, però volevamo anche chiederti come fai a creare tutti questi post sui social, a essere così attivo, a preparare tutta questa roba che ogni giorno ci allieta e ci fa felici sui nostri social. Allora, io vedete che i miei post solitamente escono nella metà pomeriggio, sì, perché sono un frate che si occupa nello specifico dell'evangelizzazione, delle missioni popolari. Sì. E quindi, come dire, quello che sta sulla bocca spesso è la gioia, è la bellezza di annunciare la buona notizia del Vangelo. Però questa bella notizia non può essere solo annunciata, credo, nella vita di un religioso, ma deve essere anche vissuta, insomma, deve essere un po' masticata. Certo. Allora, il post esce a quell'ora perché la giornata porta con sé dei momenti di riflessione, di meditazione, insomma. E allora, quando poi riesco a fare mia quella parola, ecco che mi permetto così di condividere con chi mi segue sui canali social, su YouTube, Facebook e Instagram, ecco, semplicemente una piccola riflessione cercando di legarla sempre al concreto della vita. Questo è un po' l'operazione che faccio, la preghiera che illumina poi non solo il cuore ma anche la mente, e lì semplicemente condivido appunto un piccolo pensiero. Per quanto riguarda invece i video di YouTube, questi richiedono anche, come dire, un po' un approfondimento della tematica che voglio trattare, e poi tutta la parte, quella se volete più tecnica di montaggio, ma quella si richiede non tantissimo tempo, anche perché faccio le cose, cerco di farle al meglio che posso con gli strumenti che ho. No, ma guarda, io, come dire, ti seguo sempre, invito anche chi ci ascolta a seguirti, anzi adesso ci dai dei riferimenti col tuo nome Instagram, con la tua pagina Facebook e con il tuo canale YouTube, così chi vuole può seguirti. Io ho visto che c'è un gran lavoro dietro e apprezzo moltissimo i tuoi video. Ne ho visto recentemente uno sul Cogli l'attimo, sul Carpe Diem, che mi ha molto colpito, e mi è piaciuto molto questa cosa che hai detto, cioè tu trasformi la tua giornata reale in momenti che poi puoi condividere con gli altri, quindi è una vita vissuta, diciamo, ma come dire, a un livello poi da raccontare, no? Quindi trovare la felicità in quello che si fa poi tutti i giorni, che poi è quello a cui siamo chiamati, no? Certo, e quello che, come dire, mi è stato anche suggerito, perché appunto come con i Tu sei bellezza, anche nella parte social a volte mi avvalgo dell'aiuto, perché insomma da solo puoi fare qualcosa, ma se condividi con altri credo che le cose vengano molto meglio. Come dire, un po' il rischio, se vuoi, da una parte, ma però è importantissimo, perché i social sono delle grosse vetrine dove sembra sempre tutto bello. Ecco, su questi post dove faccio la piccola riflessione, mi sembra che tenere insieme alla vita si possa anche rischiare a volte di dire che le cose non vanno sempre secondo quello che vorremmo noi. Quindi certo. È proprio la verità della vita. Ed è quello che va raccontato oggi. Io credo che ci sia molto bisogno di raccontare questo, cioè la vita reale, come dicevamo prima, no? Senti, Fra Matteo, ci hai fatto venire una curiosità pazzesca ad ascoltarvi, quindi vorrei chiederti se ci puoi lanciare uno dei vostri brani. Come si intitola? Allora, il brano che ho pensato di ascoltare insieme a voi si intitola Ama Adesso. Ama Adesso, Tu sei bellezza. Le parole dette piano
Bentornati a Per una gioia più grande, con noi Fra Matteo Della Torre, Tu sei bellezza. Fra Matteo, bellissima la canzone che ci hai fatto ascoltare. Ci racconti un po' cosa c'è dietro questa canzone e cosa dice ai nostri ascoltatori? Questa canzone nasce in un momento in cui ho preso consapevolezza che molte volte viviamo un po' schiacciati da due tempi che non ci appartengono, cioè il passato. Non ci appartengono nel senso che un passato ormai è stato scritto ed è andato, e un futuro che in fondo ancora non è arrivato, e quindi è tutto da costruire. L'ama adesso mi sembra che sia quell'atteggiamento in cui dovremmo metterci ogni giorno, cioè nel nostro presente, perché è nel presente che, facendo tesoro del passato, possiamo anche costruire ciò che accadrà. E ho voluto fare in un passaggio del testo, dico proprio così, nella vita si dice che vinca il migliore, ma se vinciamo insieme, allora vince l'amore. È interessante perché oggi siamo in una società in cui la gara ad arrivare primi, a dover collocarci sempre più in alto, questa cosa qui sembra veramente a volte inquinare un po' il nostro cuore. Ecco, in amore questa cosa non può essere. Allora, ecco, se stiamo insieme, se amiamo adesso insieme, se ci amiamo adesso insieme, ecco che allora veramente vince la verità, cioè vince l'amore. Quindi è una canzone, se vuoi, da cantare sotto le finestre degli innamorati, ma credo anche nelle piazze, dai tetti, proprio perché siamo fatti per amare. Questo è proprio ciò che ci costituisce. Allora, perché rimanere tristi di un passato che magari è stato, se vuoi, anche fallimentare, ma di un futuro che ancora non c'è, quindi non so bene. Io posso amare adesso, ecco che allora diventa un po' uno stimolo nell'aprire bene gli occhi del cuore. Bellissimo, il nostro futuro ancora da scrivere, grazie Fra Matteo. Senti, allora ci dici come vi troviamo su Instagram o sugli altri social? Ok, allora vi do questo doppio riferimento. Personalmente su Instagram, la mia pagina Facebook e YouTube mi trovate proprio come Fra Matteo Della Torre. Okay. Per quanto riguarda invece la band Tu sei bellezza, per questo sia il mondo, il nostro sito, la nostra pagina Facebook e Instagram, o digitate T6B col numero proprio 6, oppure Tu sei bellezza. Perfetto, perfetto. Saremo in tanti a visitare i vostri profili. Grazie Fra Matteo. Non vediamo l'ora. Salutiamo. Di conoscervi. No, saremo numerosi. Allora Fra Matteo, io ti direi di salutare anche gli altri componenti della band e di salutare tutti i nostri ascoltatori. E grazie. Allora, salutiamo, proprio perché è il bello di stare insieme. Ve li dico così, come quando chiudiamo il nostro concerto di evangelizzazione. Sì. Alla voce c'è Lele Meazzi, alle tastiere Andrea Vass, chitarra elettrica solista Alessandro Giallombardo, chitarra elettrica accompagnamento Emanuele Valori ed Emanuele Vecchiolini, al basso Beppe Castelli e alla batteria Luca Rosi. Mentre per il corpo di ballo abbiamo le gocce di rugiada, così le abbiamo definite, che sono Francesca Filippini, Renata Dainesi, Paola Chiodelli, Maria Corsale, Giulia Ronca. Wow, che squadrone! Siamo un gruppone! Che squadrone! Che... no, uno squadrone. Quando si annuncia la bellezza, veramente qui ce n'è tutto. Ce n'è di tanta, più. Ce n'è tanta. Grazie, Fra Matteo, grazie per questa grazie a voi, bella è stato chiacchierata. Bellissimo condividere questo tempo. E ti chiediamo di gridare insieme a noi per una gioia più grande! Grazie, Fra Matteo, ciao, ciao, alla ciao, prossima. Ciao a tutti! Thank you! Thank you! Thank you so much. It's been emotional.